Appalti pilotati nel settore rifiuti nel comune di Catania, tra regali e assunzioni. La DIA di Catania ha eseguito questa mattina misure cautelari nel capoluogo etneo a Roma e Milano nei confronti di funzionari pubblici con ruolo apicale del comune, imprenditori impegnati nel settore ecologia e ambiente, indagati per reati contro la pubblica amministrazione. Al centro delle indagini, dirette dal capo centro DIA Renato Pambino e coordinate dal procuratore Carmelo Zuccaro, l'affidamento di un appalto dell'importo complessivo di circa 350 milioni di euro suddivisi in 3 anni. Sono 6 le persone indagate tra destinatari di ordine di arresto e misure interdittive nell'ambito dell'inchiesta ribattezzata Garbage Affair della DIA di Catania. 4 funzionari e dirigenti del settore ecologia e della Ragioneria Generale del Comune di Catania che avrebbero garantito pagamenti veloci e omesso i controlli, e 2 imprenditori romani vicini alla Ecocar, l'azienda che per conto dell'amministrazione ha gestito in regime di prorogatio la raccolta dei rifiuti. I reati ipotizzati a vario titolo sono quelli di corruzione e peculato. Al vaglio della procura distrettuale anche la posizione di una 7ª persona. Nello specifico, al centro dell'inchiesta, l'appalto da 346 milioni di euro bandito dal comune di Catania per la raccolta dei rifiuti, la cui gara per 3 volte era andata deserta, costringendo così l'amministrazione a prorogare il servizio per un costo di circa 100.000 euro al giorno. A finire nell'occhio del ciclone, Orazio Stefano Fazio, classe 54, dirigente del comune responsabile del servizio esternalizzazioni, finito in carcere con l'accusa di turbata libertà degli incanti e corruzione, così come Antonio Deodati, classe 62, comproprietario della IPSRL, socio della Ecocar, vicepresidente del consorzio Seneco, e ancora Massimo Rosso, destinatario di una misura interdittiva, ragioniere generale del comune di Catania, Antonio Natoli, classe 72, dipendente della IPSRL, dal 2017 dipendente del consorzio Seneco, attuale affidatario del servizio di raccolta rifiuti, e accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Interdetto per 12 mesi dall'esercizio degli uffici direttivi, Francesco Deodati, amministratore unico della Ecocar e cugino di Antonio Deodati, accusato di turbata libertà degli incanti. Sospensione per 1 anno anche per Leonardo Musumeci, 33 anni, direttore della Direzione Ecologia e Ambiente, accusato di turbata libertà degli incanti. Un servizio che sotto gli occhi di tutti viene gestito in maniera da assicurare dei risultati assolutamente insoddisfacenti per la città. La città che paga regolarmente i propri tributi e vede un servizio pessimo. Oggi abbiamo accertato a livello di gravi indizi di colpevolezza che gran parte di questi disservizi sono legati al fatto che dei funzionari pubblici hanno servito le loro funzioni, sono sulla busta paga, sono sul libro paga di queste ditte per non fare il loro dovere. Quali erano i comportamenti illeciti che questi funzionari pubblici mettevano in atto? Abbiamo accertato vari aspetti. Il primo aspetto, il momento in cui si aggiudica la gara ponte, perché vanno deserte le 3 gare per l'affidamento definitivo del servizio, e non si esclude la ditta, il consorzio, che è l'unico presentatore dell'offerta, benché questo consorzio non presenti i requisiti richiesti dallo stesso bando, perché negli ultimi 3 anni non aveva gestito un servizio ad un bacino di utenza che è paragonabile a quello della città di Catania, e quindi 315.000 abitanti. Di questo sono perfettamente consapevoli i funzionari, si dice che è stato fatto un errore e questo errore si vedrà di correggerlo in qualche modo, e intanto non vengono esclusi. Non vengono esclusi inoltre, benché l'amministratore di fatto di questa società, l'Ecocar, che è una delle 2 ditte del consorzio, sia in realtà la prosecuzione di fatto di una ditta che era stata colpita, la IPI, che era stata colpita da un'interdittiva antimafia che diventa definitiva per decisione del Consiglio di Stato, e quindi si sarebbe dovuto escludere l'Ecocar in quanto aveva ereditato questo ramo d'azienda, ovviamente con un'operazione di trasformazione di maquillage, eppure non lo si fa. Quali erano i benefici di cui godevano i corrotti? I benefici di cui correvano i funzionari corrotti erano, per quanto riguarda il Fazio, che era il funzionario che con una
irresistibile ascesa di carriera che è dovuta certamente non a qualità personali ma alla sua spregiudicatezza, consistevano nel fatto che i viaggi che egli effettuava di piacere gli venivano pagati dagli amministratori della Ecocar, di questo consorzio, e inoltre questa persona chiedeva di poter ricevere gratuitamente smartphone e computer e in cambio del fatto che non vigilava sulla qualità dei servizi. E quando qualcuno dei vigilanti accertava delle irregolarità dei servizi, interveniva pesantemente dicendo che spettava a lui la responsabilità di parlare di servizi. Io voglio rivolgere questo appello alle persone: voi dovete avere fiducia nel fatto che se vi sono gestioni illecite e situazioni illecite, la nostra procura e gli abili investigatori che ci accompagnano potranno far luce su questi fenomeni. Noi non se vi sono, sappiamo, nell'ambito del comune di Catania, dei funzionari per bene. Questi funzionari non accettano di essere messi da parte perché altre persone invece che sono asservite hanno più spazio nell'ambito del comune. Vengano a portare la loro indignazione e gli elementi concreti alla procura di Catania. I cittadini che acquisiscono un servizio così deludente segnalino questi fatti e queste cose alla procura di Catania. La fiducia della gente per noi è il patrimonio più importante. Noi con queste operazioni vogliamo ridare alla gente questa fiducia.